Buonasera a tutti, benvenuti a Fatto in Casa, il programma che ci permette di entrare nelle vostre case, di scoprire le vostre ricette, le ricette tradizionali e anche quelle che magari aggiungete il vostro tocco personale. Per contattarci è facile, chiamateci presso IC Television oppure via email e sarà un enorme piacere venire a casa vostra e cucinare insieme. Questa sera ci troviamo in compagnia di Santa Salucci. Buonasera Silvana. Di nuovo a casa tua, grazie subito, ti ringraziamo per questo invito. Mi fa tanto tanto piacere. Questa sera cucinerai un piatto non tanto tradizionale. No, un po' differente, molto buono per quelle che sono allergiche al glutino, certo. È molto nutrizionale, allora facciamo qualcosa un po' differente. Allora, un piatto senza glutine è anche buono per la dieta, possiamo dire. Sì, perché la linea. La linea, esatto. Santa, i tuoi genitori venivano dall'Italia, tu sei nata in Canada, ma da dove venivano? Mia mamma veniva dalla regione di Lazio, in un paesino che si chiama Servacava, nel comune di Ausonia, provincia di Frosinone, e mio papà dall'Abruzzo, in un paese che si chiama Colelongo. E quando è venuta tua mamma in Canada? Mia mamma è venuta qui, ha lasciato l'Italia, era la terza di 7 figlie. Una grande famiglia. E ha lasciato a 19 anni, è andata in Inghilterra a lavorare in un ospedale, King George V, come polizia, per fare la polizia. Sì. E poi da lì è partita a 21 anni, è venuta qui in Montreal e mio papà già aveva la sua sorella qui. Allora lui è venuto a 25 anni e subito ha incominciato a lavorare come falegname per il Pont Mercier Bridge. Quindi ha aiutato alla costruzione del Pont Mercier. Molte cose, anche quando andiamo in giro abbiamo ancora le sue masterpieces, stanno ancora lì. Bello. E si sono conosciuti qui i tuoi genitori? Si sono sposati in Canada? Si sono conosciuti e sposati qui. Mm-hmm. Poi mia mamma ha fatto la richiama per i suoi, per la sua famiglia. Sono venuti tutti qui. Bello, quindi sono tutti qui la famiglia di tua mamma. Poi due se ne sono. Beh, una non è venuta perché era sposata e l'altra è ritornata perché aveva il suo fidanzato lì e lo mancava troppo. Allora andiamo al dunque, questa sera qual è la ricetta? Allora, stasera facciamo una lasagna, però senza pasta, e la facciamo con la zucca di spaghetti. E vedrete perché si chiama zucca spaghetti. Sì. Allora, otherwise known as spaghetti squash lasagna. That's right. Quali sono gli ingredienti, Santa? Allora, la zucca spaghetti, il pomodoro di Aurora, il basilico fresco, l'aglio e cipolla, il dado di legume di Aurora, la mozzarella tritata, parmigiano e peperoncino. È tutto? È tutto. Pochissimi ingredienti. Pochissimi. Allora, penso che la parte non più difficile, ma forse che prende un po' più di tempo, è proprio la preparazione della zucca di spaghetti. Sì, allora ti seguiamo, cosa bisogna fare? Prendete la zucca lavata e dovete avere un coltello che è abbastanza ben sharp. Sì, perché è infatti molto dura la zucca spaghetti. Specialmente questa qui, dipende dalla stagione, però questa si fa, ecco così. Lo tagliate, poi una volta dentro, io faccio così e vado fino a giù. Questa è un po' più dura. Infatti. Perché dipende quando è stata colta. Allora, Santa, adesso bisogna pulire la zucca. Sì. Ok. Allora prendiamo la zucca così con un cucchiaio E facciamo così per togliere i semi. Questa parte è un po' più facile. Sì. Vero? Si puliscono abbastanza bene, devi scorticare così. Svuotare tutto ciò che c'è nella zucca. Così. E poi lo mettiamo a faccia giù su una teglia coperta di carta forno e le mettiamo al forno per 35 minuti. Ok. Allora, ne abbiamo già cotte qui. Allora, dopodiché, una volta, per questione di tempo, lo abbiamo già fatto e quindi questa zucca è già stata
diciamo, cucinata al forno 30 minuti. Sì. Adesso per farla diventare spaghetti. E quindi sì, capiamo perché la zucca spaghetti. Allora, come si fa? Così, con una forchetta, si sfila come spaghetti. Facile, facile! E la cosa buonissima di questa ricetta è che potete usare la buccia, sì, come la teglia, così non dovete sporcare un'altra teglia. Esatto, è un look un po' più rustico. Rustica. A tavola, avere in questo caso le lasagne, perché saranno lasagnette se vogliamo, nella zucca stessa al forno. Dopo che si finisce il piatto, si prende appunto la buccia della zucca e si butta via. Sì. Quindi non ci sono piatti da lavare, altra così buona idea. Ma anche carino, come può essere carino come presentazione, sì, vero? E crede, questo fa una porzione per una persona, sì, per noi così, perché ci piace tanto. Sì, sicuramente. Allora, siamo finiti con questo e possiamo procedere con la salsa. Okay. Allora accendiamo qui, io mi metto un altro guanto perché dobbiamo fare la preparazione. Allora iniziamo con l'olio d'oliva. Sì, e poi io mi preparo con aglio e cipolla. Sì, la base di quasi tutte le ricette italiane, eh? Allora, allora la cipolla è prima. Sì. Adesso va meglio. Sei una bravissima assistente, Silvana. Grazie, grazie. E tu sei una bravissima cuoca. Grazie. Allora, con la cipolla e l'aglio lo facciamo soffriggere un po' così. Ok, è un po' trasparente. È arrivato il momento di fermarci per una corta pausa. Continuiamo a far rosolare la cipolla. Quando torniamo prepariamo il sugo e la lasagna con zucca di spaghetti, appunto. Allora rimanete con noi, ritorniamo tra pochissimo. Con Fatto in Casa, questa sera in compagnia di Santa Salucci prepariamo una lasagna di zucca spaghetti, spaghetti squash lasagna. That's right. Tanti magari italiani hanno sentito di questo spaghetti squash e dicono: ma che cos'è e come si fa? Questa sera appunto Santa ci dà la sua ricetta. Allora, le cipolle e l'aglio sì, stanno belle trasparente così. Sì. Aggiungiamo subito. Allora, tra poco aggiungiamo il pomodoro, mentre subito ci colleghiamo con Nick per il concorso di Nonna's Catering, la possibilità di vincere un bellissimo cestino. Buonasera Nick. Buonasera Silvana, buonasera Santa, complimenti. Ciao, complimenti come al solito, e se voi permettete noi proviamo subito a far vincere un bel cestino regalo di Nonna's Catering, e per fare questo bisogna ovviamente giocare con noi, partecipare. Ci colleghiamo, andiamo subito a salutare la signora Maria. Buonasera Maria. Buonasera Nick e Silvana. Come va Maria? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Allora, so che lei segue i nostri programmi e lei ha detto che abita a San Leonardo, vero? San Leonardo. Perfetto, perfetto. Allora, abbiamo un bel regalo, abbiamo un bel cestino di Nonna's Catering, i buoni prodotti ovviamente di Nonna's Catering, che lei potrà vincere, però deve rispondere ad una domanda, Maria, va bene? Ok. Allora, la domanda è questa, è un indovinello. Allora, non lo puoi usare se non è caldo. Sì, se non è caldo non si può usare, Maria. Cosa può... Ed è il ferro da stiro! Complimenti, complimenti Maria! Vince un bel cestino di Nonna's Catering che dovrà poi venire a ritirare alla stazione televisiva EC Television. Intanto, signora Maria, le auguriamo un buon proseguimento mille, di serata. Grazie, grazie, buonasera. Grazie, grazie mille. Ecco fatto, come vedete facilissimo. Io direi di ritornare immediatamente da Silvana e Santa. Fatto in Casa, a te Silvana. Grazie Nick e la buonasera alla signora Maria, e complimenti, ha vinto il cestino.
Allora, Santa, abbiamo aggiunto al pomodoro, appunto, allora, alla cipolla e l'aglio abbiamo aggiunto il pomodoro, abbiamo aggiunto un dado anche di vegetale. Ok, e poi il basilico. Basilico fresco. Ed è tutto. È tutto. Allora, lo facciamo cuocere a fuoco piano, lento, così. Sì. Per 15-20 minuti. Bene. Perché dopo vanno al forno, allora non devi fare cuocere per troppo tempo. No, infatti continua la cottura al forno poi. Sì. Allora possiamo iniziare perché dopo... Sì. Allora, perché non abbiamo molto tempo, allora esatto. Andiamo... Per questione di tempo si fa tutto un po' più allora, a passo accelerato. Io mi dici cosa hai bisogno. E iniziamo con un po' di sugo alla base. Ok. Quindi coprire il piatto con pomodoro. Questo lo spingo così non va. Bene. Chiudo qui. Non hai bisogno? Mettiamo più vicino così non sporchiamo. Certo. Meno da pulire. Mm-hmm. Allora una base di salsa così. Poi è bello che sono i pomodori a cubetti, a pezzetti. Sì. Non soltanto la passata, poi spaghetti. Poi la zucca. La zucca. Allora, questa sarebbe la parte della pasta nella lasagna. Mm-hmm. Immagino che la cottura al forno non è che sia molto lunga neanche, perché questo è già stato cucinato sì. al forno per 30 minuti. Sì. Quindi la zucca è pronta. Poi se fate la salsa la fate cuocere per 15-20 mm-hmm. minuti. 20 minuti al forno già è fatto. Ok, a 350 o 350, più alto? 350, sì. 350. Allora, poi mettiamo la mozzarella. Ok, ecco qui, vicino. Grazie. Hai visto che brava assistente? Sai, ho già fatto altre ricette con zucca spaghetti, ma non la lasagna. Ah. Questo è molto interessante. È buonissima, vedrai quando l'assaggiamo. Sì. Molto interessante, diversa come ricetta, leggera ma sazia lo stesso, e poi sono legumi. L'idea di prepararla, tra l'altro, sì, in un piatto così, oppure avevi dato l'idea anche di prepararlo nella buccia, mm-hmm. che è un po' uno stile rustico, interessante, carino anche come presentazione a tavola, mm-hmm. e per delle porzioni individuali. Avevi l'idea anche dei piatti che usiamo per la coquille Saint-Jacques. Le conchiglie, Esatto, quindi sono le conchiglie stesse. Invece di usarle soltanto quando facciamo le coquille Saint-Jacques, possiamo usarle anche per queste lasagne, ma sono lasagnette individuali. Sì, fa una bella presentazione, sì, se sì. lo volete fare come antipasto mm-hmm. o prima piatto, una cosa un po' più ricca. Sì, un po' più elegante diciamo. A allora tavola. Mettiamo tutto questa. Sì. Aggiungiamo tutta. E vedete questa che è una zucca o due? Queste sono due. Due zucche. Sì, due zucche. E vedete che, guardate, questa zucca è bianca e questa è più gialla. Dipende. Sì. È tutta la stessa la zucca spaghetti, sì. però a volte... Ma comunque cambia e fa carino anche nel piatto. La zucca è d'origine di Sud America. Questa zucca qui. Questa zucca, sì. la zucca spaghetti. Mettiamo tutto il sugo. Uh-huh. Sì. Perfetto. Fatto anche questo e da l'ultimo strato è sempre la lasagna, la mozzarella. Mozzarella, sì. E in questo piatto si può mettere anche il parmigiano che ci dà più sapore, ma a me mi piace meglio mettere alla fine perché ci sono quelli che non ci piacciono mm-hmm. il formaggio. Per allora questione di gusto parmigiano. Si aggiunge al piatto individuale e non... Esatto. E invece se sapete che tutti coloro che mangeranno la vostra lasagna di zucca spaghetti adorano il formaggio, potete aggiungerlo già sopra esatto. la mozzarella, aggiungere Tutto anche fatto. Il parmigiano eppure magari anche un po' di peperoncino. Sì. Sempre alla fine. Meglio alla fine. Meglio alla fine. Allora, al forno 350 per una ventina di minuti. Sì, datosi che non abbiamo cotto troppo la salsa, una 30-35 minuti. Sì, anche una buona mezz'ora allora. Sì. E comunque vedrete lo strato di mozzarella che è sciolta anche un po', cambia anche sì. un po' colore. A quel punto sapete che è pronto. Infatti, sì.
Noi mettiamo la lasagna di zucca spaghetti al forno, prendiamo una corta pausa e ritorniamo tra pochissimo. Rimanete con noi. Questa sera abbiamo cucinato appunto la lasagna di zucca spaghetti, come vedete sono pronte, queste erano le porzioni individuali che hai deciso di preparare, Santa, nei piatti a conchiglia, sì. Quindi non soltanto per Coquet Saint-Jacques ma anche per la lasagna, non vedo l'ora di assaggiarle perché hanno un profumino, però prima di assaggiarle per tutti voi a casa, siccome fa tante cose, Santa, fa anche le olive snocciolate, sì. E anche i peperoncini. Iniziamo con le olive snocciolate. Allora, queste si fanno verso il mese di settembre-ottobre, queste vengono dalla California. Sì, che compri sempre la cassa all'Euromarché, sì. Ma non una cassa, no, immagino. No, io ne faccio 10. 10 casse di olive. Perché poi le do in regalo quando vengono le famiglie o sì. I miei amici qui a mangiare, ne faccio sempre un boccaccio, allora volano. Sì, infatti dicevi che è molto carino ciò che hai detto. Hai detto che tu offri queste come bomboniere, sì. No? Quando vengono a casa tua. E sono apprezzatissime sicuramente, tanti sì. Non le fanno. Allora, raccontaci un po' come fai. Allora, si prendono le olive, si schiacciano con un martello, con mm-hmm. un bicchiere e poi si lavano. Sì. E la cosa che mi fascina tanto è come queste donne di altri tempi mm-hmm. non avevano Google, non avevano YouTube, non avevano i corsi di chemistry, no? Sì. Di scimmia. Allora, sì. Come hanno saputo mettere il sale giusto? Questa ricetta è che metti in un recipiente una grande ciotola con l'acqua fresca, sì. Metti un uovo intero mm-hmm. e metti il sale e comincia a sciogliere questo sale. Sì. Quando questo sale scioglie e l'uovo viene sopra, smetti a mettere il sale e sai che hai wow. il sale abbastanza. Quindi quando l'uovo viene a galla sì. si sa che non bisogna aggiungere più sale. Corretto. Questo era il loro modo di sapere quanto esatto. sale per la quantità esatto. di olive. E poi si riempiono per quella cassa che ho io, mm-hmm. ne faccio 12 di queste boccacci di un litro, mm-hmm. mettiamo le con olive, una cassa sì. e le olive io le compro sempre da Euromarché. Ma poi rimane qualche cassa se tu compri tutte queste casse? Eh tu sì, dici che ne rimarranno? Ce l'hanno. Ok. E poi riempiamo questi 12 boccacci, mettiamo sì. le olive e poi quell'acqua salata lo mettiamo mm-hmm. dentro con tre gocce di olio d'oliva sopra per coprire, mm-hmm. le chiudiamo e le mettiamo in cantina per 2-3 mesi. Okay. E poi quando sono fatte, come queste sono già stagionate, sì. le apriamo. E fanno come la champagne perché c'è il sale, allora lo apriamo nel lavantino okay. e ci passiamo l'acqua un po' e se sono un po' troppo salate si può lasciare nell'acqua, se certo. no si accondiscono, mm-hmm. mia mamma le accondiva con sedano, carota, peperoni, aglio, basilico, prezzemolo, oregano, sì. Olio d'oliva e un po' di aceto balsamico. Ok, quindi in un piatto tutti questi sì. legumi tritati li aggiungi poi alle olive. Sì, e poi lo devi fare la sera prima così tutti quei sapori si mettono wow. insieme. E sono buonissime, non ho avuto tempo per farle, per farle provare, ma sono buonissime. Sarà per un'altra volta. Sì, e vedete come rimangono tutte verdi? Sì. Non cambiano colore? No, assolutamente no. Sono bellissime. Sono bellissime. Prima di assaggiare, ci rimane anche di... vogliamo sentire un po' la tua storia, come e quando hai preparato il tuo peperoncino. I miei figli li piacciono molto i peperoncini. Quando siamo stati in Italia quest'estate, mm-hmm. siamo andati a un ristorante a Roma, e mio figlio Andrea è andato pazzo per questi peperoncini. Mm-hmm. Allora ho chiamato la signora del ristorante e mi ha dato la sua ricetta. Allora è facile. Proprio la sua ricetta. Sì, ma è bravissima la signora Luisa. E mm-hmm. poi quando sono tornata a casa l'ho fatto, però ci vuole, se potete farli fuori è meglio perché sono molto forti. Sono forti, infatti. Allora si inizia con i peperoncini freschi, mm-hmm. che noi l'abbiamo qui in campagna, l'andiamo sì, a cogliere. Certo. E si leva solo la buccia, no, the stem. Sì. La buccia.
si lavano, mm-hmm. e poi in una pentola si mette metà acqua e metà aceto bianco. Sì. Appena che viene a bollire, mm-hmm. con i peperoni dentro, si smette e si copre fino il giorno appresso. Fino all'indomani, lasciamo sì. così. Poi si scolano, sì. e si mettono in una in un frullatore, praticamente, sì. processor, mm-hmm. e poi si mettono nei boccacci così, mm-hmm. con olio d'oliva, sì. e ci potete, quando bollite con l'aceto, sì. e l'acqua, dovete mettere anche un po' di sale. Ok. E poi li lasciate in boccacci, ma sono fortissimi, vedrai. Davvero? Assaggerò. Sì. Allora, se mi permetti, grazie. Ti servo sì, io questa grazie, volta. Scusa. Ecco, siamo pronti per assaggiare la lasagna. Appunto, allora io ne metto solo qua, metto solo l'olio perché ma quindi per anche me tu ce ne forte. Metti un po'. E poi i bicchieri dipinti a mano di Santa, Fruit of the Vines, frutto della vigna. E il mio invece, Grateful, gratitudine, essere grata di tante cose, lo sono. Sì. Allora, assaggiamo? Sì, allora metti un po' di peperoncino, un po' di parmigiano se ce lo vuoi. Infatti io aggiungo anche un po' di parmigiano. Perché io non me lo mangio il parmigiano, okay. visto? No, italiana appunto, che non mangio. Bisogna sempre aggiungerlo dopo, è meglio. Allora, suggerisci solo l'olio? Se ti piace forte, allora ci puoi andare con un po'. Sì. E me lo metto un po', e poi perché dopo non lo puoi lo so, togliere. Non si può togliere. Buon appetito. Buon appetito. Allora... Bella idea anche in questo piatto, la porzione individuale. Buon appetito. Buonissimo. Buonissimo. È leggero come antipasto o come prima piatto, non fa niente? No. Buonissimo, Silvana. Molto buono. Il peperoncino. Si sente, eh? Molto piccante. Facciamo il brindisi, devo bere. Grazie, salute. Salute, salute. Ti fa cantare. Ah, infatti, è buonissimo ma è forte. E comunque questa ricetta fantastica, grazie, grazie Santa. Grazie Silvana. Grazie a tutti voi a casa, rimanete con noi per il pensiero della sera. Alla prossima, buona serata.